Bene, buonasera, grazie di essere venuti. Ci fa molto piacere che la libreria sia piena perché di questi tempi le presentazioni sono sempre un po' un problema, per cui il pubblico scarseggia, quindi vuol dire che c'è ancora un pubblico appassionato di lettura, un pubblico appassionato di fumetti, un pubblico appassionato di horror, e appunto ho fatto tre categorie che poi ne raccolgono una che appunto è un popolo che si va un po' assottigliando, però insomma comunque ancora resiste, il che vuol dire che il prodotto è di buona qualità. Io vabbè, Alex lo conosco da un po' di anni e da un po' di così sappiamo tutti quali sono, diciamo, il suo percorso professionale e la passione per l'horror, e che esce fuori con questo romanzo, come diceva. Appunto, questa è una graphic novel, non è un semplice un'avventura a fumetti, così ha lo spessore di un romanzo. Quante tavole sono esattamente? 80. In 80 tavole, che non sono né poche né troppe, sono giusto, entra subito in argomento, ha un taglio molto cinematografico, e però riesce comunque a capire che il cinema e il fumetto sono due forme di espressione che sono simili ma non uguali, nel senso che in questa storia c'è molto di adesso poi magari ce ne parlerai più specificatamente, di ispirazione cinematografica. Ci sono due o tre film che si capisce, sì. Cioè più che di ispirazione fumettistica c'è un'ispirazione cinematografica. Fondamentalmente è un thriller, sì, più che un horror. Se vogliamo, perché in realtà di soprannaturale non c'è niente, è un nero molto... Cioè, però fermiamoci qua che siamo a rischio spoiler, sì. Però è un nero, non è un c'è un nero soprannaturale, abbastanza, nonostante questa mancanza di abbastanza di spinto. No, ci sono delle suggestioni che sono determinate da un artificio di trama che non riveliamo, ecco, che è fondamentale per capire la storia, sì. Però fondamentalmente è una storia realistica. Sì. L'idea, che poi è diventata 16, è proprio questo film, Hardcore di Schrader. Lo spunto è simile ma diverso, diciamo, un minimo di trama, sì, la sì, voglio sì, dire. Certo. Anche perché poi è scritta sul... E se poi è scritta piuttosto esattamente dietro. Il protagonista è un cinquantenne, un fallito come pochi, che... è divorziato, perso il lavoro, perso tutto, passa qua c'è la differenza, lui passa le giornate su YouPorn e varie, spingendosi tutto, anche molto spingendosi anche molto molto in là, appunto, surfando nel deep web, che è la parte nascosta del web, quelle che pochi conoscono, dove si trova veramente di tutto, le cose peggiori, e quella è la sua realtà, la sua quotidianità. Succede che una notte, però, in uno dei video che più graditi da lui, scopre che effettivamente la vittima presente in scena, la ragazza, è sua figlia. Stesso spunto di Hardcore di Schrader, perché anche in quel caso si parlava di un padre che vede la figlia in una pellicola. La differenza è che la figlia del mio protagonista è morta da 10 anni, e qui a parte il mistero, è qua che scatta il thriller. Il protagonista deve rimboccarsi le maniche, cambiare vita e capire che cosa è successo, perché sua figlia, che è creduto morta per 10 anni, la ritrova lì. L'altra differenza, lo specifico perché sennò sembra che sia un plagio, è che mentre il protagonista di Hardcore di Schrader era un bigotto, proprio un neocon si definirebbe adesso, e quindi per lui andare, appunto, infilarsi in certi ambienti è una cosa, è proprio l'inferno. Nel mio caso invece, nel caso del mio protagonista, questo Giovanni, lui in realtà è tutt'altro che un bigotto, si nutre quotidianamente di queste cose. La differenza sta in questo, che poi il concetto, il messaggio che voglio esprimere con questa storia, evidenziare qual è la differenza tra guardare e vivere certe cose. Siamo capaci tutti, tra virgolette, di stare seduti tranquillamente su una poltrona davanti a un monitor e fregarcene di tutto quello che vediamo, tanto sono solo dei pixel, e poi vederle davvero queste cose, nel momento in cui si passa dall'altra parte, com'è, cosa succede, come reagirebbe uno, non che è contro ma che è assolutamente favorevole,
come si comporterebbe. È un andare a ripescare nel, cioè nella memoria della cronaca, oltre che nella memoria del, del fantastico, del, degli spunti che poi si uniscono molto bene in una storia con personaggi ben caratterizzati, cioè si vede che conosci molto bene il, l'arte della sceneggiatura, cosa che appunto non sempre tutti hanno. La domanda, la prima domanda è: due disegnatori, tre col copertinista, ma il copertinista, diciamo, tante volte capita che sia un artista fuori dal, dal cosa, qui ha interpretato molto bene, in senso, diciamo, anche molto cinematografico, l'immagine della storia con uno stile suo. È fondamentale in un fumetto il rapporto tra sceneggiatore e disegnatore, nel senso che, lo dico da sceneggiatore puro, nel senso che io scrivo e basta, non ho nessuna dimestichezza col disegno, non ho mai disegnato, non ho mai studiato disegno, non so riconoscere un buon disegno, ovviamente capisco se è una prospettiva sbagliata o un'anatomia è troppo deforme, ma non mi spingo troppo in là, quindi tendo a fidarmi dei disegnatori, tendo prima di tutto a circondarmi di disegnatori bravi, professionisti, ovviamente la, questo è il minimo sindacale, e dopodiché io sono molto puntiglioso, molto preciso e dettagliato nel descrivere la mia sceneggiatura, ma lo faccio più che altro per me, perché avendo solo la scrittura come, come spunto, come riferimento per immaginare, devo essere io per primo molto descrittivo. Il cambio del disegnatore, grazie per la domanda, non ci siamo messi d'accordo minimamente su questo, è dovuto a un fatto molto semplice. Si è capito, per chi non lo conosce, questo argomento, chi non l'ha letto, che parla di cose brutte, violente, molto estreme, in maniera comunque il più possibile non esplicita, ma molto molto suggerita, diciamo. Tranne in alcuni casi, insomma, c'era una scena verso la fine che nella mia testa doveva essere la cosa più brutta che potessi immaginare. Mi serviva a quel punto, prima del finale, perché il personaggio doveva reagire in un certo modo. Ho pensato a questa scena molto brutta, io per primo a scriverla non sono stato molto bene, però l'ho fatto. Marco Patrucco, che in origine doveva essere il disegnatore dell'intera storia, mi ha telefonato e mi ha detto: questo non lo faccio. Per favore, tengo famiglia, non mio. No, mi ha proprio chiesto di non disegnarla. Io ho detto: guarda, nessun problema, cioè, ti capisco, però come la risolviamo questa cosa? Gli ho anche detto: ma te la senti disegnarlo comunque tutto? Cioè, comunque c'è il tuo nome lì. Sì, guarda, mi piace un sacco, voglio disegnarla, però quella scena no. E ovviamente chi abbiamo chiamato per disegnare una scena estremamente violenta che un disegnatore maschio non ha voluto fare? Una ragazza. E il nostro aiuto, il nostro soccorso è dato a Stefania Caretta, che si è prestata a disegnare egregiamente, devo dire, questa scena piuttosto forte. Ovviamente non avrebbe avuto senso farle disegnare solo quelle tre tavole di quella scena, le abbiamo fatto fare quello che si può definire come un intero capitolo, una ventina, 20 pagine per la precisione, che sono tra l'altro le pagine ambientate in Colombia, quindi in un altro luogo diverso dagli altri, quindi diciamo che il tutto ha assunto abbastanza senso a livello stilistico grafico. C'è un cambio di paesaggio, un cambio di ambiente e di toni decisamente. Professionalmente non ti conosco, quindi presentati e raccontaci un po' com'è prima di tutto com'è stato il tuo approccio col fumetto, non questo, in generale, sì. Così, e cosa fai, perché poi ti chiedo qualcosa specificatamente su questa storia. Io sono Stefania Caretta, ho partecipato appunto su questo volume, lavoro per Edizioni Inchiostro ormai da 2-3 anni, lavoro per loro, ho già fatto altre cose per loro. Ho fatto Paranoid Boydell sul volume 5, un capitolo in particolare sempre molto forte, e poi ho lavorato su due storie autoconclusive sulla rivista Contenitore Studenti, sempre per Edizioni Inchiostro. Diciamo che ho iniziato proprio a disegnare fumetti veri e propri proprio praticamente con loro. Ho anche collaborato per una storia con Luigi Piccato, che è stato mio insegnante alla scuola di fumetto, e diciamo ancora un po' il mio mentore adesso, perché in ogni caso continuo sempre a tenermi in contatto con lui, a fargli vedere cose, perché comunque non c'è mai c'è sempre bisogno di crescere in questo ambiente, non hai, è sempre bisogno di qualcuno di riferimento che sappia come funziona, come va e come devono andare le cose. E niente, tutto qui, diciamo che i miei lavori principali li sto facendo proprio adesso.
E riguardo appunto questa storia, cioè al fatto del, diciamo, del soggetto forte di questa cosa, non hai avuto dei problemi? No, parla liberamente. Io, tendenzialmente parlo del presupposto che questo è comunque un lavoro, è il mio lavoro, io di questo ci vivo in buona sostanza. Diciamo che una volta che ti presentano un lavoro da fare, non ha importanza quale sia il contenuto, lo sceneggiatore e l'editore si aspetta il meglio da te di quello che puoi fare, quindi in automatico tu devi avere anche il coraggio di interpretare, di fare un certo tipo di cose. C'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha. Io probabilmente sono una di quelle persone che ha il coraggio di fare un certo tipo di cose senza farsi troppi scrupoli. Però diciamo che bisogna anche dividere quella che è la realtà dalla finzione, sono due cose completamente differenti. Certo. Questa è finzione, questa è una storia, e quindi questo, diciamo, un po' la mia cosa, non mi pongo limiti, ecco. Poi la cosa bella proprio con Edizioni Inchiostro è quella che loro non ti danno limiti. Tu chiedi al tuo editore, gli chiedi quanto posso usare, quanto posso fare, e lui ti dice vai a ruota libera. Sì, poi. Se poi è troppo lo blisteriamo, come dice sempre, sì. Che ormai è una cosa che... Sì, poi considerando comunque che leggendo un fumetto non è che poi ci siano delle cose così veramente insopportabili. Ma poi in ogni caso... Diciamo, hai saputo elidere abbastanza, diciamo, l'argomento. Io ho un'altra domanda sempre sui disegni, okay. Che invece vorrei fare a lui. Certo, sì, certo. Sulla copertina invece tu sei andato liberamente oppure ti ha dato lui il cioè ti ha dato come una sceneggiatura della copertina oppure tu hai letto la storia e hai fatto la copertina a piacere tuo? Dunque, no, la proposta è partita da me, se non sbaglio, cioè sì ho immaginato questa cosa. Ti ho dato il soggetto. Mi ha dato il soggetto, Alex. E io volevo rappresentare proprio questa sopraffazione, stretta, soffocata, quasi, quasi morente, con la vena nella fronte gonfia. Però all'inizio è stata fatta in un'altra maniera, perché pensavo a due immagini montate, cioè una composizione più anni 70, quindi una scena così, e magari dietro la faccia del protagonista, in bicromia, qualcosa di che omaggiasse più le locandine cinematografiche degli anni 70. Piccioni me l'ha bocciata, ha detto no, lascia sta, mette uno sfondo più... L'editore. Più crudo, dice l'immagine è talmente forte che con sto faccione gli togli importanza. Io sono rimasto anche un po' male e quindi mi sono messo lì a ragionarmi uno sfondo, un ambiente, quindi l'ho collocato in un certo tipo d'ambiente, poi pian piano mi sono messo a elaborare, a ragionare. Adoro gli animali, ho una splendida bull terrier e un gatto nero che... credo sia il figlio di Satana, è molto, non sa neanche miagolare, urla, è fastidioso. Erano due fratelli, li ho chiamati AC e DC come il gruppo, poi DC è andato, vabbè. Comunque, niente, io appunto lavoro esclusivamente a mano, quindi faccio tutta una stesura di matite dove cerco i volumi, sulle illustrazioni con delle matite rosse, blu, bianche, su carta da sfolvero, quindi imposto tutta la matita definita e poi vado con delle velature d'acrilico pian piano a finire il lavoro. E, ho lasciato per un attimo il disegno con tutte le matite finite sul tavolo da disegno, ho guardato il gatto che dormiva morbidoso, tutto carino lì. Ho detto vabbè, vado un attimo a mettere su qualcosa da mangiare, torno e trovo il gatto che praticamente stava avendo un rapporto sessuale col disegno, si strusciava proprio sopra in maniera molto libidinosa. Niente, ho cacciato... già una cosa curiosa. Sì, infatti, ho cacciato un urlo, il gatto mi ha guardato come a dire che se vuoi della mia vita, fanculo, m'hai voluto tu, è scappato via e ha lasciato delle macchie sul petto del protagonista. Poi tu sei interrotto. Sul fianco, sì, ha avuto delle perdite un po' di... E il fianco della ragazza, della protagonista, diciamo. Per cui niente, vabbè, sul momento ho pensato subito uccido il gatto, poi ho detto no, poverino, alla fine
niente, mi sono messo a ridere, mi sono messo lì un attimo a pensare, ho detto facciamo delle scoriazioni sostanzialmente, quindi ho evidenziato le macchie che ancora si vedono, quelle sono le palle del mio gatto. È una collaborazione in realtà, la copertina l'ho fatta io. Precisamente queste. Queste. Lui ha questa cicatrice è voluta. E queste qua. Queste scoriazioni. Però il resto ben venga, voglio dire, non sta... Nell'originale si vedono forse meglio. L'ho evidenziato, ho fatto la lucina, l'ombrettina, era carina, mi ha anche complimentato il gatto, mi ha fatto i complimenti quando ho visto. Vabbè, apprezzato. Bella. Se faremo un'altra cosa, vi porto il gatto e lo presento perché merita veramente. Direi di sì. A questo punto, niente. Comprate il corpo, bellissimo. Ah, no, questo.